Visual spoiler, Lost Cavern of Ixalan, Alchemy, che esce domani sperando insieme ai ban Alchemy e Historic. In compagnia del Pe. Salve, salve. Allora, drop a 3, 2-2, leggendario, creatura, dinosauro, pirata. Tutto. 2-2 minacciare. 3 mana. 3 mana, 2-2 minacciare. Con un mana rosso, prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. No. Quando fa danno a combattimento a un giocatore, crei un treasure, come Ragavan. Poi esili una carta dal cima del... Ah no! Una carta a random dal grimorio dell'avversario. Con mana uguale al danno che hai inflitto. È Ragavan. È Ragavan a 3 mana, non rapido, dinosauro, che fa cose a caso non dalla cima, ma dal grimorio. Wow! Una bella merda, Pe, questa roba. Proprio brutto. Da che altro ha 3 mana. 3 mana 2-2. Sì, Play with Fire! E poi non è rapido. Ah, ma Play with Fire non c'è in Alchemy, però. Perché è ruotato. E poi però non è rapido, quindi... Non è rapido, non fa nulla di nulla. Esteticamente è molto bella. Sì. Al di là di quello, penso sia ingiocabile, ragazzi. Sì, no. Cioè, più che altro, esatto, non è rapida, non... Deve aver bisogno di un altro mana per diventare più grosso. Bocciata, dai, bocciata. Allora, poi. Legends Chant, a costo 3, Sorcery Coro, che non credo esistesse prima, o forse sì, forse sì. Starting Intensity 3, oddio. Fai tornare un qualsiasi numero di creature con costo di mana totale X o meno dal tuo cimitero al campo di battaglia, dove X è l'intensità su di lei. Quindi di base parte a 3. Sì. All Chorus Card in non intensity by one. È fortissima. A parte che rianima Grisfang, sì, ma poi... Sì. L'ultima cosa che ci vorrebbe dire, o il Chorus Card è... Che qua, come discharge, ogni volta che ne casti una... Aumenta di uno. Aumenta di uno. Quindi se tu le hai già fatte due, questa A, Starting Intensity... Sì, sì, 4, ok. 5. Starting Intensity... No, 4. Se tu ne hai già fatta una, 4, se ne hai già fatte due, 5. È brutta. Questa è fortissima, ragazzi. Questa la giochiamo in Historic. Madonna mia. No, però perdonami, Pe. Posso farti notare una cosa. Per fortuna Discover non fa ETB... Se non la casti. Quindi, cioè, immagina se funzionava anche con questa. Eravamo a posto. Questa è fortissima, questa, ragazzi. Questa è davvero bella. Questa la giochiamo anche in Historic. Ma più che altro che anche letteralmente mazzi. Ciao, Thomas. Anche letteralmente la penso in un mazzo con l'Urrus. Sì, 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 ma anche in... Si porta su tutto con l'Urrus. Nel mazzo che ci ha giocato prima contro in... No, lì, come si chiama? Adesso te lo dico, mi viene il nome. Oddio, in Aristocrats. Sì, esatto. È fortissima. Quindi sì, porta su. Buona questa carta. Questa, rara, non a caso. Vabbè, ovviamente, meno male. Beh, meno male, fosse stata mitica era meglio. Per arena, ovviamente. Sì, per arena. E forte, promossa, bella, si gioca. Si gioca, appunto. Tutte le cose con Starting. Tra l'altro, cioè, questa devi immaginarla anche in Grisfang come a 4, non a 3. Sì. Rianimo quello che mi milla cose e Grisfang. Sì. E se nella millata trovo Parellion, vinco. Incredibile. Incredibile. Carina. Ah, bella bombetta per il bianco. Bella. Sì, no, per tutti i mazzi che passano dal cimitero. In realtà, molto promossa. Sì, molto bella. Pete, questo è uno che cavalca un porco, mi sembra. Allora, Valiant Batride. È un bat, è scusate. Un pistrellone. 3 mana, 3-3 volare, Human Knight. Raro anche questo. Human Knight, ma non bat. Perché il Valiant. Perché okay. Il protagonista è il Batrider, certo. Quando fa danno da combattimento a un giocatore con volare, quel giocatore, quindi quello cui inflitto danno, prende un one time boon, che è il mini emblema, tipo gli Alchemy. È un emblema temporaneo. Esatto. Tipo. Quando casti una spell non creatura, puoi pagare uno se lo fai. Se non lo fai, ogni avversario pesca una carta. Quindi, questo gli fa danno Oppo, la prossima non creatura che lancia, se non paga un mana in più, come se ci fosse taglia, ti fa pescare. 3 mana, però. 3 mana, 3-3. Questa in draft è fortissima. Questa cosa costruito... Il limite è una bomba, questa. Sì, il limite è fortissimo. In costruito... Non lo so, cioè... Deve far danno, Sì, deve passare per il combat. E il problema è che non ha modo per diventare magari anche più grosso. Non sta troppo bene in realtà nei mazzi in cui credo tu la voglia giocare. Perché Humans non la gioca. Deve far danno lui, è quello lì il problema. Chi vai a sostituire in Humans? Nessuno a 3 mana. Hai già le bombe. No, secondo me è una carta forte. Forse in Alchemy la potrebbe giocare Orzhov.
Sì, forse per il Meta Alchemy magari anche forte. Forse. Fuori dall'Alchemy non lo vedo. Sì, fuori dall'Alchemy credo che sia abbastanza ingiocabile. Ma poi, cioè, deve fare comunque danno. Non puoi farlo in curva, no? Perché a tre mana questa in curva non fa niente. No, è molto meglio Skitter in curva, no? In Orzo. Entra e non fa niente. Almeno Skitter entra e Giglia. Non sta sotto cutdown. Non mi piace, sai. Cioè, non è niente di che. Non è niente di che, esatto. Non è. Non è nulla di che. Non è nulla di che. Esatto. Ci sono degli umani più forti nei formati Eternal. In Alchemy, boh, Alchemy fa cagare tanto in questo momento. Quindi è un po' difficile valutarla anche in un discorso di un formato che si capisce non è sano. Attenzione, umana blu. Attenzione, umana blu. Attenzione, umana blu. Herald Reveal, umana sorcery, non comune. Pesca una carta. Se un permanente è contatto in questo turno, ha esplorato. Sicca. Una carta. Un tonno? Qualsiasi. È random, sick. Sempre. Sì, sì, no, ok, però così. Qualsiasi tipo di merda. Ma la vuole tonni questa in historic. Oh, allora, di primo non puoi più fare drop. Che non sia quello che fa la dual. Ah, più che altro quindi devi. Di primo fai quello. Più che altro devi aver sempre esplorato. Esatto, anche. Quindi di secondo devi fare quello che esplora per fare questa che ti pesca e ti mette un tonno. Ma non è male, però, eh. Ti pesca e ti mette un tonno. E in più tu cosa hai fatto? Hai esplorato, no, quindi no, sai già. Non te lo mette in campo. Te lo metti in mano. Però cos'è successo? Che se tu hai esplorato con quello là, se c'era creatura è rimasta lì. Ok? Se c'era terra l'hai pescata. Sì. Quindi potenzialmente tu peschi due sicchi un tonno, eh? Cioè peschi una terra, una carta X e una sicca. Non è male. Non è male, è un pesco 3, eh? È potenzialmente un pesco 2 o un pesco 3. Per tonni però. Per tonni non è male. Dopo, historic Tony fa sempre vomitare, secondo me, in questo momento, soprattutto con Discover Combo, che, boh, ok. Non è male. Ah, no, ma l'avevo letta male. Perché? Perché o peschi o no, ti sicchi la carta. No, c'è il punto. Però, vedi, fa permanent, io controllo, explore, di sicca, a me instead. Scusa, In teoria... Secondo me lo fai tutte e due. Altrimenti. Instead, altrimenti. Invece. Ah, cazzo. Non tu. Allora fa cagare. Allora, è terribile. Ah, ma perché l'ha scritta così? Cioè, in Magic, quando le carte sono scritte in questa maniera, il draw a card va messo sopra. O peschi o tonno, effettivamente. Però è vero. Allora fa cagare. Allora fa schifo. Ce la siamo immaginata troppo bella. Peccato, è proprio brutta. Ma che brutta, ragazzi, però così. Che l'idea è effettivamente. Sì. Allora è terribile davvero. No, scusate, ma è bruttissima. Ma allora cosa serve ad esplorare? È nulla. È bruttissima. Perché ti prendi la carta che ti sei messo in cima, probabilmente. No, perché no. Sì, che è random. Allora non lo so, Scusate, ma siete sicuri? Perché guardate che sì che è random. Cioè, tu annulli l'esplorata se c'è sopra creatura. Cioè, non l'annulli perché Sick non rimescola. Quindi la creatura è rivelata, resterà lì. E tu vai a prendere un tonno dal mazzo. Però fa schifo. Cioè, perché a un mana dovrei fare quella roba lì quando posso fare opzione, consider, quella che fa turno extra? Mi sembra veramente brutta così. No. Vabbè. Slaked è molto meglio, esatto. Non è buona. Brutta. Se è così davvero. Se è così è brutta, ragazzi. Pensa se hanno sbagliato a scriverla. Ti pesca una carta e ti fa anche l'altro perché non ha... Boh, vabbè. Da impazzire. Ma mi sembra un po' inutile così. Vabbè, andiamo. Poi. Plunder Prize. 3 mana, sorcery, X e 1 blu. Sicchi una non land artifact card con mana value X o minore la metti sul campo di battaglia. No, tutori brutti. Bello. Se una carta costa meno di X ed è stata, esatto, è stata messa sul campo di battaglia in questo modo, costa uno in più per essere castata. E quando la casta... Scusa, Daniel... Ah, no. Ah, però torna in mano. Mm. Ok. Ok, non è così grave come pensavo, mamma mia. Eh no, non è vero, perché dice se la carta costa meno di X... Se costa X, sta lì. Cazzo.
Una non land artefatto. Ma quindi se io ho una carta sola che mi... no, però... X or less, ok? Quindi non puoi dire X uguale a 4, solo un 4, esatto. Va bene quello. Quindi comunque ti fa tutore a random. Random, perché a random. Fa comunque random. Cazzo, questa è difficile da interpretare, perché devi pensare in un mazzo particolare, no? E deve essere artefatto, non terra. Cosa andresti a prendere? Calderone. In Catiscombo. No, non puoi. Perché comunque c'è quello che costa zero. E quindi o calderone o... però attenzione, o calderone o... Questa ti va sempre a garantire il doppio mox. È vero. Perché tu dici x uguale a zero e ti vai a prendere... Ti cicca, no, è fortissima. Ti cicca a zero. Merda. E rimani in board. Quindi ti vai anche a mettere nel cesso quello che c'hai già in... È fortissima. Cazzo, sì. Sì, ce l'ho. Cazzo, è fortissima. La prendi così, è forte, davvero. È veramente forte. Perché in Katis Combo la vai a mettere dentro come tutore dell'artefatto. E ti carichi il cimitero perché sono leggendari. Quindi prima ti addimana con quello là. Fai questo che ti va a prendere e parte la combo. Hai vinto. È fortissima. Sì. Questa è una bombetta per Katis, davvero. Boia. Porca puttana, questa è veramente forte. Ma non solo per Katis, eh. Penso che sia forte anche per Artifact, se ti buildi il calendario dei mille anni. Perché tu giochi solo quello come droppa 1, fai X uguale a 1, ti tutori questa e... Ma col sì che non ti potrebbe tutorare ancora. No, buildi solo quello pari a 1. Perché effettivamente è vero, è una non-land artefatto, quindi ci può prendere per forza solo lui. Sì. Merda. È forte anche lì, eh. Sì, costo X è una bella... Non torna in mano Gorgoth. Se costa meno, se, dice. Esatto, se costa meno prende un in più da essere ma castato. Ma meno di zero non esiste niente. Esatto. No, entra e basta. È fortissima questa. Il calendario è quello che una volta che assumi mille segnalini ti spara mille danni. Bellissimo. Si vince in realtà Rugicus, perché lo puoi fare all'infinito con un mazzo giusto. E... Sì. Però in Katis questa è devastante, eh. Questo è esattamente il tutore per Mox. Promossa, bella, molto bella. Eh no, fa sick. Promossa. Fa sick. Ma tanto c'è solo quello che è non terra artefatto. È la spell... Com'è la spell che torna in mano? È lei che torna in mano? Oh, cazzo! Questa torna in mano. Prende solo in caso uno in più da costare. Fortissima. È rotta. Ma puttana, ragazzi. Meno male che me l'avete detto. No, ma raga, ma è fuori di testa quella carta. Wow. Ma scusate, ma non è fortissima se è così. Ma no. Non ce li ho proprio i mox in campo. Tac, lo prendo. Tac. Forse. Ma scusa! La puoi rigiocare ogni turno pagando... Ma scusa, ma che cazzo vuol dire? È rottissima. Ma raga, ne bagniamo con, ma... mi raccomando. Non è vero. Vabbè, non è lo stesso formato, no, dai. No, però bella, miglior carta mai esistita per tutto l'artefatto. Poco da dire, ragazzi, fortissima. Ah sì, la giochi anche in Artifact Combo, te ne frega niente di questa, eh. Tanto ce l'hai sempre in mano, di quasi mana infinito in quel mazzo lì. Ma scusami. No, vabbè, fuori di testa, dai. I veicoli di Grisfang sono artefatti. Sì. Se gioco solo... ma deve essere X, cioè costano tantissimo i veicoli di Grisfang, non li paghi mai. Hai ragione. Però è veramente fortissima nel mazzo. Madonna, vabbè, dai, vero. Promossa, lo stiamo parlando, fortissima. Fine. Ragazzi, è fortissima. È devastantemente forte per i mazzi combo che passano dagli artefatti, dai. No, perché la paghi in più il Mox, se... No, non è X, non è 1. Perché deve essere... No, ma più che altro perché devi azzeccare... Cioè, se il valore di Sheik è uguale a quello che tu hai pagato come X... Esatto. Non te la fa costare in più. Esatto. E se costa meno di quel valore lì te la fa costare un in più. Tu se... Allora, per farla all'infinito... A parte che non ti serve in Katis farlo all'infinito, ti serve anche solo farla a 0, e quello vabbè. Ma per farlo all'infinito basta che la paghi 1, e tanto c'hai solo quello. Dimmi. È incredibile, ragazzi. È incredibile, un po' hai ragione, Enigma. No. Chitinus Crawler, costo 4 nero, insetto orrore 4-4. All'inizio del combat in your turn, scegli una creatura nel tuo cimitero, congiungi un duplicato di essa.
No, però nel cimitero ancora. Ah. E poi discendi 8. Esili 8 dal tuo cimitero, poi... You may... Aspetta. Ah, esili un permanente dal tuo cimitero, puoi lanciare. Puoi giocarlo. Solo come sorcery, se sono 8 più permanenti... Ah, quindi se hai 8 più permanenti nel cimitero, esili una carta e la puoi giocare. Sì. E lei si duplica le carte nel cimitero per farsi prima il descend 8. Non è bruttina. Costa 4, però. Cioè, come in sé, come idea, non è neanche così brutta. È troppo lenta. Però mi, esatto, mi sembra molto lenta. No, bocciata. È lenta, ragazzi. Mitica. Ho appena letto tra i messaggi di Totello, sono schifato. Vabbè, da quella di prima. Sì, da quella di prima. Sicuramente. Sì. Poi. Un mana nero sorcery. Dusk Landing. Dusk Landing? Non però vedi già. Che un ce l'hanno quelle stamparle così, perché in questo è stampato uguale. Pesca una carta. Se un avversario ha perso vita a questo turno e tu hai guadagnato vita a questo turno, sicchi due vampiri. Che cazzo è sta roba? Ma scusa, oh! Ma questa è fortissima! Questa sì. Cioè, non pesco una carta, vabbè, pesco due vampiri. Casno! Casno! Ma che cazzo vuol dire? Un comune. Scusa, ma adesso no, la penso così, poi dimmi tu. Facciamo un'ipotesi. La situazione più bella che può essere è... Tre mana, botto da due, perdi due, guadagno due, questa. Pesco tre! No, scusami, sicco due. Sicco due vampiri. Wow! Anvil. Sì, letteralmente... In qualsiasi mazzo giochi abbia quella meccanica, guadagna vite. Madonna. Ma poi ci metti dentro un vampiro a caso, anche in life gain alla fine, cioè. Sì. L'ha fatta anche per Goblin, spoiler. Oddio. Vabbè, questa è promossissima, non comune. Questa è bellissima. Potete andare a craftarne 8, che non vi cambia niente, è forte. Ho paura per Goblin, sono sincero. Poi. Potrebbe essere quel Pirate Landing. Dopo la vediamo, c'è quella lì. Allora. Artefatto. Calderas Breaker. Artefatto. Ma è una caldaia? Sì, è una caldaia. Artefatto. Grazie, Demonietto. Grazie mille. Allora, è una caldaia a 6 mana. Un anno! A 6 mana, artefatto, creatura golem. Però tre specifici rossi. Mitica, golem, non leggendaria. Trample. Sei quando entra in campo di battaglia, esili tutte le montagne nel tuo grimorio. Quando lo fai? Fa danno uguale a una creatura, un Planeswalker. Ah, ok, non fa a Oppo, per fortuna. Fa removal su creatura o fa danni a creatura o Planeswalker. Quando muore, metti tutte le carte esiliate con esse sul campo di battaglia sotto il suo controllo. Wow! E congiuri 4 carte chiamate Vulcanic Geyser, che è una carta che esiste già. E poi shuffli. Scusate, fermi, fatemela rileggere. Allora, 6 mana... Mi esilio tutte le montagne dal cesso, quindi 6 mana, almeno 14. Se sono monoreg. Se sei monoreg. Almeno 14 montagne partono. Se sono turno 6. Quando lo fai, fa 6 danni a un pezzo. Onesto, quindi 6 mana, 6-6, remove al trample. Va bene. Vabbè. Quando muore, mi metto 20 montagne sul campo di battaglia. Bene, meno male che non esiste Valakut in questo gioco. Mamma. Boh, penso di sì, top. Adesso siamo in un momento un po' pieno. Nel caso, forse sarebbe meglio mandarla sul Discord. Vederla meglio. Sì, non può, non ha Discord, me lo ricordo. Ah, niente. Ragazzi, sì, se esiste un combo con le lande che entrano... Non è esagerato il dover sparare così tanti danni. Perché fa 14 danni? Sì, scusate, perché 14 sono le esiliate, giusto, abbiamo 6 terre e 14 esiliate. Incredibile. Magari te lo sacchi e ti fa 14 lande. A turno 7? Disputa sopra. Disputa sopra. Vabbè, disputa sopra, no. Però non hai in teoria le 14 montagne. A meno che non giochi solo dual, che sono montagne. Cioè, ma il fatto che ti sicca anche le dual, questo. Vabbè, ma letteralmente gli sparo qualcosa contro, non lo so. Blocca. Sì, lo blocchi, lo mandi a macello contro qualcosa. Mazzo di terre. No, più che altro sto pensando a un landfall, perché... Non è giocabilissimo, l'Enfone adesso. Sì, Khan of Tarkir arriva, no, però. No, per carità, c'è da vedere cosa porta. Però effettivamente con Delve
E tutto il ma resto... poi non c'è una carta che fa cose con le carte che hai in esilio? Rossa? Dici io? Non lo so. Non lo so se è rossa. Cioè, entrano pure stappate, è incredibile anche quello. Allora, io non dico che è forte perché bisogna vedere se ci però sarà mi fa il molto mazzo. Ridere, però mi fa molto ridere. Ma è anche potenzialmente molto pericolosa. Non è leggendario. No. Comunque ti mette nel grimorio della roba quando mi dà muore. Le vibes ti dà le terre. Mi dà le vibes del calendario millenni. Una carta da tenere d'occhio. Comunque sei mana removal grossa su pezzo di Oppo. Sì, esagerata più che altro. Fin troppo esagerata. Geyser. Ah, Geyser è una fireball. Ah, quindi ti congiura la vittoria poi. Perché ti dà le 14 lande, come nell'esempio di prima. Tu peschi Geyser, gli fai 14 danni perché in faccia. In base alle forse 3 rosse X. In base alle terre in base a quanto paghi, mi sembra. Ah, ok, ti dà il mana per sparare la bottona grossa contro Oppo. Questa la giochi contro, la giochi con la ulti di Kot. Sì, perché Kot fa danno in base alle montagne che trovi. Che hai? Buonissimo. O le anima, tipo, sì, una roba del genere. Fare removal con le montagne, mi sembra questo coso. Ma boh, comunque non è brutta, per quanto forse non troverà gioco. Mitica, o... sì, mitica, mitica. Non è male, hai proprio ragione, è lui, è lei. Sì, è lei. Allora, peschi una carta, ma se hai un... No, aspetta. Se hai usato in mana da un tesoro... Sicca... No, questo è pirati. Ah, no, questo è per pirati. Okay, sicca per male. Pirati. Effettivamente pirate landing. Questa è brutta. No, questa è davvero terribile. Questa è brutta. Ti va a seccare Crucias, ma è brutta. Devi averla fatta da un tesoro, e quindi... Questa è brutta. Rispetto alle altre, forse la più brutta questa. Kot fa 4 danni ogni target per ogni montagna. Vedi? Questa è la più brutta di quelle che abbiamo visto finora. Cioè, persino quella di Tony è più bella di questa, perché è più probabile, sì. No? Tony esplora. Pirati è vero che ti fai tesori, ma te li fa molto più lenti di quello. Comunque servirebbe sempre Crucias, c'era già in campo turno 3. No, ma sì, no, bocciatina questa rispetto alle altre. Brutta, brutta. Oh, comunque sono delle uncommon, cioè questo non dobbiamo dimenticare. Oddio, c'è un starting intensity. Dov'è? No, non me l'ha aperto. Non l'hai aperto. Scusa, eh? Ah, già, sono stupido io, scusate. Ok. Devo spostare questo di qua. Ok. Ribald Ashanti a costo 2 istantaneo coro, starting intensity 2, sì. Non comune. Questa fa danno uguale alla sua intensità a creatura Planeswalker. Brutta. Molto brutta. Sì. 2 mana, 2 danni, non in faccia Oppo nel rosso. No. Brutta. No. Bocciata. Molto 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 bocciata. Finalmente una starting intensity brutta, zio Pera. Tutte fortissime. Discharge. Oddio, mitica verde. Una Shani questa. Might Weaver Pock. Pock. Come si legge in inglese questa Q? Pock. Penso Pock. Pock. Sì, non penso sia Q. Pock. Pock. 4 mana. Asterisco asterisco. Gatto sciamano. Oddio. L'arte è stupenda. Bellissima. Leggendario. Sono... La sua forza e costituzione sono uguali al numero di terre che controlli. 14-14. Quando uno o più non tocca terre e entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, per ognuna di esse congiura un duplicato sul campo di battaglia. Questa abilità triggerà solo una volta ogni turno. Grull con la carta di prima? Mono... Però, troppo lento. Terre basiche? Sto pensando a... Purtroppo si mettono un po' i bastoni tra le ruote perché comunque sciccano quello sciccava montagne, vero? Sì, okay. Però sto pensando a Lotus Field. Lotus Field con in campo. Eh no, però questa non va bene in Lotus Field perché viene counterata la sua abilità dall'1-3. Quando uno ha più terra entra in campo di battaglia. Cosa ti può servire questa? Obiettivamente a niente, forse. Guarda che terra, cioè può duplicare qualsiasi terra. Sì. Ma però mantiene la leggendabilità, quindi non puoi duplicare Nyctos. Dove la vai a usare questa, obiettivamente? Il Landfall. Ok, davvero Landfall può diventare qualcosa. Però 4 mana, cioè 4 mana 4-4. Sì, deve questo, aver già fatto altro. È bruttino 4 mana 4-4. Sì, per... Alla fine rischi che sia un vanilla, eh. Sì, che sia un 4-4, un 3... Cioè, quando lo giochi è un 4-4, fine. Che poi può diventare un 5-5, però devi far landfall. Sì, o comunque lo giochi in modo che... Ciao, Nick. Cioè, guarda, ti direi... Field of the Dead sarebbe stata una figata, ma non c'è... In cancelli? Bravo, Pe. In cancelli? È un blocco.
Infatti sì. Stavo, mi mancava qualcosa. Bravo, detto, anche in cave può essere interessante, allora. In cancelli non ti fa vincere prima, però per quella deve avere 10 cancelli diversi. Però effettivamente ti fa una terra in più a turno. Soprattutto se poi ne giochi altre. Sì. Sì, l'unica, per ora è l'unico deck che ti dico, hai ragione. Vediamo Landfall cosa sarà. No, esatto, c'è da vedere Landfall, però più che altro può essere un blocco, può essere un ottimo blocco. È un blocco che tutti i turni è grosso comunque, cioè perché sì. Non ha la sfiga di scaricarsi. No, esatto, non di quella merda del Bannicorno, sì. Che Bannicorno fa cagare. Cioè, Bannicorno, tu spacchi un'altra creatura, lui perde di potere, è una cosa che fa schifo in questo gioco. Questa è molto più difficile che Oppo ti interagisca sulle terre, no? No, perché il fatto che tu anche duplicandole te lo aumenti sempre di uno, quindi... Non è male, non è male. C'è da vederlo. Comunque è leggendario, quindi... Sai cosa? Sta molto bene anche con le terre che hanno Discover. Tu ti sacchi la terra che comunque te ne fa... Cioè, tu fai terra con Discover, no? La duplichi, il turno dopo sei già che ne avrai due. Quindi, una discoverata la puoi fare gratis, praticamente. Sì. Non è... Cioè, non è gratis, però... Non è gratis, però... Non hai perso la terra, esatto, capito? Non hai buttato la terra. E letteralmente anche in realtà nei mazzi normali... Oddio, è molto lento 4 mana, sì. Quello è il problema. Esatto, cioè lo devi vedere in un mazzo tipo cancelli, secondo me. Perché negli altri mazzi, ok, sì, ti duplica le terre, ma... La bisogna tenere d'occhio questa, perché... 4 mana, 4-4, non credo si giocherà. Però anche in Alchemy, magari con Tartaruga... Tenere d'occhio, sì, sono d'accordo, tenere d'occhio. Allora. Primordium. Che cosa ho fatto? Primordium. Ah, 2 mana, 3-3. Fungo. Occio. 2 mana, 3-3 è già forte. Quando entra in campo di battaglia, congiui 2 nemici. Due carte come lui. Del tuo cimitero. All'inizio della tua keep, metti uno spore count. Una spora. Su di lui. Rimuovene 3. E fai tornare un fungo dal tuo cimitero sul campo di battaglia. Non so funghi come ci ha messo. È sempre lui. Cioè tu te li rimetti all'infinito, scusami, praticamente. Per un attimo ho flashato fosse leggendaria. Ma no, allora no, è sempre lui. A portare. Sì. No? Bella questa. 2 mana, 3-3. Non è tipo fortissima in mono G aggro questa? Sì. Tu hai turno 1, l'1-1 che cresce. O un altro X. Sì. Turno 2 questa. Ti ne metti 2 nel cesso, questa rimane lì, si metterà gli sporini, sì, tu intanto hai attaccato. Sì, lei non li mena, perché altro se li mette comunque inizio turno. Lo fa gratis più che altro, esatto. Cioè tu non paghi il mana non poi. Non paghi il mana. Ah, bella questa. È buona. Carina. Questa è buona. Non è male. È bella questa, sì. È un 3-3. È un droppino verde buono. È un droppino verde buono. Cioè, non so se poi vedrà veramente gioco quel mono G-aggro, no? Perché mono G-aggro è un po'... Però... Perché no? Cioè, non ha sfiga. Non ha un drawback. Nel mazzo funghi, se giochi funghi che scombano, magari... Trova altri pezzi, cioè, capito? Non è male. Esatto, aumenta anche sì, Descend. Sì, è vero. Ah, oh, bella. Non so se aumenta Descend. Sono permanenti? Sì, sono carte, quindi sono permanenti. Sì, sì. Cosa che entra nel cimitero, quindi Descend c'è. Promossa, mi piace. Bella. Mi piace. Non ha sfighe. Esatto, cioè... Carina. Poi. Madonna, cosa ho visto? Ho intravisto una cosa. Merfolk Tunnel Guide. 2 mana, 2-2. Mago. Tonno. Però 2 mana specifici sì. Simic. Quando entra nel campo di battaglia, guadagni un boon 3 volte. A 3 time boon with... Con, quando uno o più Merfolk entra nel campo di battaglia sul tuo controllo, una tua Merfolk esplora. Bella questa. No, non è bella, è forte è questa. Bellissima. Questa è forte. Caputtana. Questa è forte, ragazzi. Perché dice enter the battlefield, non cast. Esatto. Quindi se tu fai questa pre-company... I tonni che poi fai da company entrano esplorando. E per 3 turni sta cosa. Cioè comunque per 3 volte. Quindi fino a 3 tonni. Fino a 3 tonni. E beh, comunque Coco è il gioisce di questa cosa. È forte. Questa è forte, ragazzi. Diventa sciamo il Merfolk. Questa è forte. Ma questa è bella davvero. Wow. Un po' sfiga quel blu, secondo me. Vabbè. Cioè, scusami, quel verde, quel verde, però... Beh, buona. In teoria, Simic Tonni non è
non è impossibile da fare. No, esatto. Cioè... Però, io, non so, secondo me mono blu Tony in storica è leggermente più forte. Sai che giocavo mono blu con sì, Company, sì, no? Sì, sì. E questo ti costringe ad avere un qualche terra verde, sì, esatto, in più. E poi, soprattutto, non è leggendario. Se trova un altro di questo... Continua a farsi... Ma non è schifo, e eh? Poi in teoria, cioè, ti togli tutte le pescate morte, Company, eh? Funziona che se entra lui dalla Company, quello che è entrato insieme a lui nella Company se stesso contano come... No. No? No, perché entrano insieme. Sicurissimo. Ah, ok. Però è veramente strong. Allora. È veramente strong. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Tra l'altro... Tra l'altro, funziona con i token dell'incantesimo con Hexproof. Perché dice quando un tonno entra nel campo di battaglia. Quindi se tu riesci a fare un altro tonnino con Hexproof, puoi esplorare. Quindi è buona buona quella carta qua. Promossissima. Forse è la migliore uncommon che abbiamo visto finora. Resurrection. Reanimino. Micoid Resurrection. 6 mana. Sorcery. Fatalness Descent. Ogni creatura nel tuo cimitero vedente guadagna più X più X, dove X è il numero di permanenti nel tuo cimitero. Puoi effettuare una carta del cimitero sul campo di battaglia. Cioè, tutte le tue creature pendono perpetualmente, quindi ogni turno più X più X. No, perpetualmente vuol dire che rimane fisso quel valore. Ah, tutte quelle che ci sono in quel momento, sì. Effettivamente essendo sorcery. Wow. E puoi fare animino. Però sei mana. Mana tantissimo. Brutta. Sì, è obiettivamente brutta. O gli fai Mizzix Mastery sopra, ma Mizzix la rompi in un altro modo. Sì, cioè no, non... più che altro perché dovresti fare questo. Cioè, a sto punto fai Mizzix Mastery che rianima roba. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Questa è enorme, 8 mana. Colossal Chorus. 8 mana, di cui due specifici vedi, Sorcery Chorus, Starting Intensity 2, congiuri X carte chiamate Colossal Dreadmo. È il dinosauro il Dreadmo? Non lo so. Sì, sì. Non lo so. Sì, non, sì. Non ricordo, non ricordo i nomi. È lui. È il dinosauro che ti fa pescare. No, il dinosauro Trample, scusami. 6-6. Lo giochiamo in Pauper. Ok. Quindi ti congiuri X volte un 6-6 Trample sul campo di battaglia dove X è la sua starting intensity. Te ne fai 2 a 8 mana. Se ne hai fatte 2 di queste, te ne fai 4. Dica, però 8 mana. Però 8 mana. Sì, è un meme questa carta. No, scusa. Se ne fai 2, ne fai 3. È un meme questa carta, dai. Ma tra l'altro dicono tutti i cori. Adesso. Mazzo cori può diventare realtà? No, ma se dicono tutti i cori... Vuol dire che tutte quella, tutte quella di prima era ancora più forte. Questa è un po' un meme. Era quella. Te la faccio vedere. Questa. Sì, quella. Questa qua è ancora più forte. Perché sale tantissimo di intensità. Madonna mia. Allora, ragioniamo su questa adesso. Allora. In cosa la giochi? Mazzo Gospel. Bellissimo. Mazzo Gospel. Allora, ragioniamo. E voglio sapere un mazzo in cui puoi giocare una cosa del genere. Ti serve un mazzo che ha rampato tantissimo. E perché Nyctos, ma lo giochi come Nyctos non... Cioè, lo giochi come Stompy Nyctos, come creatura Stompy. No, ma secondo me non verrà giocata veramente questa carta qua. Costa troppo. Secondo me è un meme. Però in Limited è una bomba. Ah, in Limited è una bomba. Tutti i cori che prendi trovi. Cioè, con Nyctos a 8 mana fai tutt'altro, fai livellatore. Ecco, però. Questa con Mizzix Mastery, che la, magari hai rampato anche, la fai a turno 3. Cioè 2-6-6 a turno 3? Non è male, Epi. Non è male, ma Mastery fa altro. Di meglio. Sì. Cioè, siamo d'accordo. Non vedo il perché doversi incastrare così per fare 2-6-6 quando puoi chiudere a turno 4 con Mastery. Sì, quello è vero. Bocciata, Epi. Bocciata, mi sa. Da vedere se con gli altri cori può fare qualcosa. Sì, però. Ma comunque ti fa 2-6-6 trample non rapidi. Muore dalla vratta. Quindi. Esatto. Ah, è vero, non sono neanche rapido. Quindi no. No, allora è una bocciata. Non mi piace. Anche a me. Poi Tanjolom The World Waker. Walker. The World Walker. Strano. Ma l'arte è bruttissima. È stranissima. 4 mana nei colori specifici. Bant. Alchemy 24-3-3, leggendaria creatura, spirito. Beh, se non era uno spirito, era una persona che aveva un po' di problemi di pelle. Sì. All'inizio del tuo combat nel tuo turno,
all'inizio del combat nel tuo turno, scegli fino a un artefatto, una terra che controlli, che non è una creatura o un token, ok? Fino a fine del turno diventa un 3-3, creatura con vigilance and double team in addition. Ah, ti fa un animino tutti i turni sugli artefatti. Capito? O sulle terre. Aspetta, target land. Artifact or land. Se è una terra artefatto c'è ancora più contento. Ti anima le Darksteel Citadel. Sì. Però diventano 3-3. 3-3, ok, base, basic. E 3-3. Double team, cioè te la ricongiura in mano, si attacca. Ti fa una stessa terra in mano uguale. Non è brutta. Allora, la sfiga di questa carta sono due. Il colore? Il colore è una merda, okay. Ok, 3. Colore, leggendario, okay. E 3-3. E... Però lo puoi fare pre-combat e comunque in combat c'è qualcuno che attacca. Sì. Perché lo fa all'inizio del combat. Oco del discount. Oddio, oco del discount, ragazzi. Parliamone, nel senso che... Questo ti rampa alla fine dei conti, no? Perché il double team è sulla carta che ha attaccato. Quindi tu ti vai ad aggiungere una terra in mano. Non so se vedrà gioco. Allora, in historic no, è troppo lenta. Troppo lenta. In alchemy... Potrebbe. Alchemy fa talmente cagare che... guarda che insomma è una carta così... Mi piace non so cosa puoi animare in alchemy. Mi piace il colore più che altro anche. I colori sono brutti tanto, sì. Bant non è che sia... Sì, non mi convince per nulla, anche a me, Michi. Non ci sono artefatti indistruttibili adesso che tu puoi animare e attaccare. Sì, c'è la picca. La picca dei tesori c'è. Vero. Ma io non credo sia così. È un 3-3 che è fastidioso se, se è un artefatto che è indistruttibile lo rende ogni turno un 3-3 fastidioso. Però comunque devi pensarlo dal turno 4. Per me non è brutta, ragazzi, quella carta qua. Il fatto che ti dia double team... Perché il fatto è che tendenzialmente tu quello che animi è sempre indistruttibile. Sì. E poi rimane animato. Cioè, però non rimane animato. Perché dice fino alla fine del turno. Esatto. Però ha vigilance e double team. Quindi la terra che tu animi la puoi usare poi. Sì, quindi in realtà tu hai due mana poi. Non è brutto. Non so, più che altro per il fatto effettivamente costo 4 di mana. Però effettivamente sì, se la pensi su anello. No, è troppo lento su anello. Cioè devi farlo turno 5. Sì, no. No, è troppo lento. Però puoi usarlo poi anello. Sì. Perché non perde le abilità, giusto? No. You become a 3-3 spirit with vigilance and double team. Fine. Quindi tu puoi menare di anello e pescare di anello. E ti ricongiuri anello in mano. È per quello che ti dico. Az. Azz. È per quello che dico che ti ricongiuri una copia dell'anello in mano. Non è brutto. Ogni turno ti rifai un anello. Cioè, potresti essere idealmente immortale. No, non puoi. Non puoi essere idealmente immortale. Devi sempre castare anello. Sì, no, cioè, intendo, sì, idealmente. Devi essere 1000 turni avanti. In Gates. Boh, allora, non so se è un mazzo questa gara, però io non mi sento di dire che è scarsa. No, che sia scarsa no. Abbiamo detto le sue sfighe, ne prendiamo atto. Non so dove potremmo giocarlo più che altro adesso anche. Però non è male. Alchemy fa schifo perché non ci sono giocatori. Ah, ma è Cerro, ma sta scherzando a poco. se ne frega. no. Sto anche rispondendo, zio Pera. Stavo facendo anche il serio. Zio Pera, stavo anche facendo il serio. Lasciamo perdere. Poi ho letto il nome Into the Age. Allora, 5 mana. Altro coro. Istantaneo coro Starting Intensity 3. Peschi 3. No. Peschi 3. No, ma è instant. C'è Rozio Pera. Che poi io mi è una lascia stare. Sì, ma non diamo io ragione ai pazzi. Allora, Into the Age. Parto a 5 mana, pesco 3. Istantaneo. Questo è forte tanto, Se ho giocato altri cori, salita di intensità. Questo è fortissimo. Potrebbe idealmente essere 5 mana, pesco 5. Questo potrebbe essere 5 mana, pesco 6 anche. 5 mana, pesco 6. 5 mana, pesco 7. Posso dire, me coglioni? Porca puttana! sì, faranno il mazzo gospel, ragazzi. Ci proverà qualcuno a fare. No, ma questa sai dove la giochi? Nel mazzo di... Falco Spara, come si chiama? Quello delle P9. Vabbè, lui, Oracle of the Alpha. La giochi lì, è fortissima. Sì. Questa si gioca in Alchemy, si gioca in Historic, la giochi ovunque.
fortissima. 5 mana per scolmazzo. È fortissima, ragazzi. Sì, è fortissima. Sì. È presa. Bella questa. Questa è veramente forte. Questa è bella davvero. Mamma mia. Mettiamo sì, davvero, davvero, dai. Chiesa con il Korma, anche solo quello. È promossa, questa è veramente forte. Questa è veramente incredibilmente forte. Ha intensità, parte dell'intensità 3 a 5 mana, peschi uguale l'intensità ogni volta che giochi un coro. Ma anche 5 mana pesco 3 va bene, eh. Anche quello. In control la proviamo, eh. Cioè, lascia fa Snapcaster che te la rifà 7 mana e peschi 4 e poi vai avanti, ma lascia fare, è forte quella roba lì. Non so se troverà gioco costante. Però. Allora. Però, mi sembra molto molto forte. Direi che guarderò le ultime. No, no, le guardiamo tutte per ormai. No, siamo, tardi, eh? Siamo in dirittura d'arrivo. Landlord Navigator, 2 mana, Orco Pirata, 2. Orco Pirata! 2 a 1. Quando è attacca, crei una mappa. Ok. All'inizio della tua end step, se due più volte fate un tratto di battaglia sotto il tuo turno, congiungi una carta chiamata Thieving Magpie. E che cos'è? La Thieving Magpie? Che cazzo sembra, è la Thieving Magpie? Mi sembrano il nome del classico americano. Figurati, si chiama Thieving Magpie. Che cacchio è la Thieving Magpie? Magpie. Magic. Perché è una gabbianella. È una gabbianella a 4 mana, volare, vecchissima. Volare quando fai una carta ingiocabile, ragazzi. Terribile. Abbiamo capito che stiamo parlando di una carta ingiocabile. Poi, scusami, che 7 vecchissima. Mamma, vecchissima. Allora, la Gazzaladra, esatto. Scale Speaker Shepherd, 3 mana, 2-1, umano druido. Quando entra nel campo di battaglia, drafti una carta. Lo spellbook. Che dobbiamo andare a vedere. I dinosauri costano di meno per essere lanciati. State buoni. Dobbiamo vedere lo spellbook di questo. C'è lo spellbook? Perché se lo spellbook ha dentro il 6-6... Impazzisco. Senti, Gesù, non puoi aver caricato lei non lo spellbook. Più spellbook. Più spellbook. Vuoto. What? Non ha uno, non c'è niente di spellbook. È tutta una finta. Non c'ha uno spellbook. Raga, non c'è. Non c'è. Non c'è. Questo è lo spellbook. È tutta una finta. Non ha uno spellbook. Che se fa? Ah, sto per draftare una carta. Cazzo, è vuoto. Dai, anti-Jasun. Prova a ricaricare un attimo. Ma no, no, non c'è niente. È vuota la pagina. Vabbè, non lo sapremo mai. Ragazzi, non lo sapremo mai. Potrebbe essere una bomba. Potrebbe essere una bomba come boh. Mistero misterioso, va bene. Lo considereremo come drop a sé. Attualmente 2 mana 3. No. Poi, non Legion... scappare, Pe. Non puoi scappare, Pe. Vivi qua ormai. Dove cazzo è Legion? Mi do ancora 9 minuti. Legion Reconsecrator. Quindi Reconsacrato. Con la N, però. Riconsacratore. Riconsacratore. A 3 mana. 3-2, vampiro soldato. Attenzione. Quando è attacca esili fino a una creatura da un cimitero. Oh! Se lo fai, congiungi un duplicato nel tuo cimitero. Oh! Poi quel duplicato perpetuamente diventa un black scheletro con forza base e costituzione base pari a 3-1. In addizione ai suoi altri tipi. Quando muore, fai tornare una creatura con power 1 o costituzione base. Carina! Bella questa. Carina questa carta. Un altro bel vampiro. Ma è una bella carta che fa 8 contro creature dal cesso. Togliamo Grisfang. Però deve attaccare. È un 3-2. Però deve attaccare. C'è troppo di meglio. Trespasser e topo. E topo. Peccato, ce l'aveva. E Assimilator. Ce l'aveva. Peccato, era carina. Ce l'aveva. Io devo provare a buildare un mazzo mono black solo con Aether del cimitero. Assimilator, Trespasser, topo e questa. Voglio vedere cosa succede. Peccato, peccato, bella, bocciata, bocciata. Perché Topaccio sta sopra. Topaccio sta troppo sopra, troppo più forte il Lord. Ah, Skitter. Sì. No, per quando ormai sento top, ormai penso solo a Grisfang. Ah, ci sta. Come il Vietnam. Brazen Boarding, 4 mana, Sorcery. 4 fa danni, 4 danni a una creatura, un Planeswalker. Impact a 4 mana. Se il danno inflitto in questo modo è in eccesso, congiuri una carta con mana value uguale al numero di danno in eccesso. Dal suo spellbook, che non sapremo mai. Magari questo è caricato, eh. Però, se il danno in eccesso è 4 superiore, congiuri invece l'Admiral Beckett sul campo di battaglia. E Admiral Beckett è questa roba qua. Era quella che tu puoi token, eh? No, forse no.
Ah no, è un'altra carta completamente calda. Non è il Brass, però. Sì, è questo. È il capitano dei pirati. La carta più forte per pirati legale in... Ah, è Lord Pirati. Sì. All'inizio del turn step guadagni... Beh. Ah. Non è male per pirati. Scusami, come fa... Cioè, se il danno in eccesso è 4 se più... Se tu fai 6 danni a una creatura... Ma lui ne fa sempre 4. Ah. Come lui ne fa sempre 4? Lui spara 4 danni. Come fa a essere 4 greater? Se il danno in eccesso è 4 greater... Cioè, deve avere zero per... Devi sparare su una creatura che abbia zero... Di body. Di body. È quello che dico, come fa a fare 4 danni in eccesso più, scusami. È quello che mi chiede. Infatti stavo dicendo, come fa a fare più di così tanto danni in eccesso? Perché comunque uno lo farà sempre. Che cazzo fa? Perché vero. Un danno lo farà sempre. Quindi il danno in eccesso è massimo 3. Ah no, al Planeswalker. Planeswalker. Ok, okay. Infatti stavo perdendo un pezzo. Stavo dicendo non, allora, matematicamente non si giocherà perché è sorcery. Quindi possiamo skippare avanti. Però ok, per pirati. Forse da brawl. Non lo so, sì, probabile. Eccolo qua. Wingbane Ventosauro. Quando entra in campo di battaglia scegliene uno. Beh, 4 mana 4-5 intanto. Reach. Ti congiuri un Savage Stomp che dovrebbe essere la removal dei dinosauri. O un Naturalize. Beh, Naturalize spacca incantesimo. Oh, sì, è quella, sì, è quella lui, che fa. È lui. Quella che fa. Due, se hai un tag dinosauro. Fa fightare. Non è male, sì, eh. Fightino, oppure qua. Spacchi artefatto incantesimo con Naturalize. Non è brutta. Beh, 4 mana, 4-5. La vedo molto... Limited è fortissimo. È vero, anche se Planeswalker se fai 4 danni ha comunque 0 d'eccesso. Allora, ma cazzo fai a punzarla? Quella di prima non ha senso, allora. È bruttissima se... Ma non può mai farlo. È matematicamente devi avere Thorbrand. Che fa... devi fare più danni. Più danni, ma fa cagare. No, minchia, è bruttissima. Perché devi... No, ma vabbè, andiamo avanti da solo non funzionerebbe mai. Andiamo avanti con questo. Questo è carino. Questo è carino. Questo mi piace. Ma cos'è? Per essere un uncommon è... Questo al limite è fortissimo. Questo qua è il limite, secondo me è... Questa è carina, sì. Sta bella. Questa è carina, carina. Poi... Egg Marshall. Questo è un pezzo che farà impazzire il Casno. Un vampiro. Egg Marshall, leggendaria creatura vampiro cavaliere, 3 mana, 3-1. 3 mana, 3-1. Quando muore, congiura una carta chiamata Angle Blood Fast onto the Battlefield. Non so cosa sia, non so cosa sia. Angual Blood Fast. Ah, ok, ho capito. Paghi due vite. Se controlli un incantesimo chiamato Blood Fast e una terra chiamata il Tempio di Aklazoth, crei 4-3. Va bene, brutta. È brutta. 3-1, brutta, brutta. No, ma è bruttissima, raga. È brutta. Troppo complicata quella roba lì per Magic 2.0. 3.0. Un artefatto con Flash? Reflection Net. Grazie per il follow a Giulio intanto. E colori UV. Su YouTube. Flash. 3 mana. Colori Azorius. Quando entra nel campo di battaglia esili una creatura fino a che lei non lascia il campo di battaglia. A 2 mana una creatura che controlli diventa una copia di una creatura esiliata con lei però solo a Sorcery. Ok, cazzo me ne frega, bellissima. Cazzo, questa è bella. È un portable holo che prende tutto. Creatura, ovviamente. È un po' lenta, perché contro maghi ti vuoi sparare, sì, piuttosto no, di pescare questa. Però... Però copi Shieldred. In UV Artifact. Sì. Bella questa. Non mi dispiace. Lenta. La side, forse. Sì, esatto. Potrebbe essere molto la side, ma mi piace. Non è brutta. Bella. Molto bella. La copia per sempre? No, la copia è... Non è per sempre, finché hai questa. Finché la carta sta finché sotto questa. Finché la carta è sotto questa, è per forza. Eh sì, Purga GG se la porta via questa. O no? Penso di sì. Cioè, tu dici che comunque Shieldred rimane Shieldred? Mi farebbe impazzire se è davvero così. Ne copi una, per carità... Però, se davvero rimane, anche se questa va al baretto, fantastica come cosa. Mi piace, cioè, diventa ancora più bella questa. Ma siete sicuri che non sia fino alla fine del turno? Io rimango dell'idea che rimane copiata, secondo me, finché la carta sta sotto questa.
Però perché dicevo che la attivi una volta sola per turno? Perché? No, una sola volta e basta, penso. Cioè, ne copi una sola. La esiliata e la copi. E come puoi esiliarne di più? Con un'altra di queste. Cioè, lei è fatta per rubare... Ah, perché dice... Ho capito, certo, perché tu potresti avere più di queste e dice il nome, quindi esatto. Devi... Ho capito. Quindi non puoi copiarne di più. Cioè, se tu hai due reti, non è che ne copi due? No. Ah. E beh... Eh no, sarebbe stata molto più sì, forte. No, prima sarebbe stata troppo, ok? Però effettivamente ha ragione anche Nico, dovrebbe dirlo che rimane una copia se dovesse rimanere fino a quando questa è nel campo di battaglia. E forse davvero diventa una copia fissa. Se diventa una copia fissa non è per nulla male. Allora, perdi la tipologia artefatto, né, però? Cioè, se tu fai diventare Volskirj Shieldred, non è più Volskirj, è proprio Shieldred, non è più artefatto. Il problema è che qua, cioè io due nette, vorrevo copiare due creature, non posso, cioè ne copi solo una, proprio per tutto il resto della partita. Eh già. Beh, però da side mi sembra non molto buono. Non mi dispiace, buona. In realtà. La puoi riprendere in mano. Ma non rifarai mai la copia? Perché dice solo una volta. Only once è proprio non only once per turn, è proprio only once in the game. Esatto. Vedremo. Non dispiace. Forse è più forte in alchemy che in historic. Radiant Smite. Radiant Smite. Distrugge una creatura con forza pari 4 o più grande, scusate. Se lo stanti in pericolo guadagni 4 vite. Bellissima. È Argivian. No, ma poi si cicla. Oh. E quando la cicli guadagni 2 vite, sei lo starting player. Se non sei lo starting player. Se non eri lo starting... Mi sembra quindi molto forte. Quindi in ogni caso è un bene. Madonna, ma questa è fortissima. Questa è bellissima. 4 più poi... Sì, non spacchi maghi per forza. Però... Che poi in realtà spacchi mago quando è pompato, quindi... No. Spacchi solo se ha forza 4 superiore. Symmetry Siege è un 3 di base, non è detto che abbia sempre carica. No, è vero. 4 per nel pauper. No, è uncommon, quindi no. No. E poi alchemy, quindi. Sì, esatto, quindi non esisterebbe mai. Però promossa, non so dove vedrà gioco, ma il fatto che si possa ciclare mi piace molto, Bella. Sì, carina per un uncommon. Ultime due. Devo iniziare a chiudere le schede, se non le troverò mai. Questa è abitudine. È un bel recappone di tutto il set, tra l'altro. Esatto. Allora, eccolo qua. Era la prima. Boros. Calus Gnomo. 5 mana. Gnomo. Artefatto creatura tra 5 trampo last. Nei coglioni. Quando fa danno da combattimento giocatore, discover. È a posto! Mancava solo lui! Quando giochi una carta dall'esilio, congiura un duplicato nella tua mano. Al bacio! Bellissima. Rotta, questa carta. Rotta. È rottissima questa. È fortissima. In Alchemy non c'è il gigante che dà rapidità a tutto. Cioè... Per fortuna non ci sono i cloni. No, meno male. Il problema è che questa... Se fa danno, può discoverare un altro pezzo che discovera. Quindi puoi fare comunque non all'infinito, in teoria. No, spero. Però nel mentre ti stai. Però puoi discoverarti. Però le carte che giochi discoverate dall'esilio. Ah, però sono solo 3, eh? Perché il danno che fa. Sì, ho capito. Però. Ma in teoria, scusami, le carte che giochi. La carta che giochi discoverando la sì, duplichi. Sì. No, è fortissima. Trovi modo di metterci su un paio di più uno a questa roba qua. Sei contentissimo. Ma poi ha 5 di body. Devi mettergliene sotto per ucciderlo, A parte che in limited è fuori di testa. Qua. Il fatto che ti va a discoverare a 3. Per fortuna non ha 4, sennò tu trovavi geologica l'ha presa. Ops. Geologica l'ha presa, ti faceva doppio geologica l'ha presa, tra l'altro. Ti rendi conto? Che però non le casti, quindi non discovera, capito? Perché discover devi castare dalla mano. Cioè, meno male, però, perché la gioca in Voro sponsor per Diggar Storm Rain. Bisogna tenerla d'occhio. Questa con carica spacca.
Questa bisogna tenerla d'occhio tanto. Beh, ma dai, banniamocelo oggi che l'ha presa. Tanto domani ne esce un altro che è quasi come lui. Madonna. Non è come geologica no, l'ha presa, no, per però... Per carità, no, meno male. Però è buona, eh. Però è buona, sì. Però è buona anche questa. E The Last One, a due mana, un artefatto, Vido. Vido? Vido. Cogwork Progenitor, 2 mana, 2-2, artefatto gnomo. All'inizio della tua end step puoi esiliare un altro artefatto che controlli, un artefatto nel tuo cimitero, se lo fai sì che un artefatto. Megoglioni. Quella carta praticamente ha forza e costituzione pari 1-1 e diventa un gnomo intenzione agli altri tipi. Quindi, chi mi vado a prendere? Cavolo. Beh, questa la possiamo giocare in affo, eh. Sì. No, beh, bella. Non so più che altro cosa ti voglio prendere. Ti voglio esiliare più che altro alla fine del tuo turno. Perché non puoi esiliare se stessa, quello no. È il problema. Peccato. Un tesoro? È difficile, tu, vabbè. In un via affinity è difficile trovare un tesoro. Devi andare a toglierti veramente delle risorse. No, forse no. Sai che non si... Ti togli le risorse. Ti mangi da solo le risorse. Sì. Sì, sto pensando se ci sono dei token che ti puoi andare ad esiliare in qualche modo con questa per fare vantaggio carte, ma... Ma non credo. No, penso che non vedrà troppo gioco, sinceramente. Più ci penso, più non mi viene in mente nulla che tu ti voglia andare ad esiliare. Ah no, aspetta un attimo però. Cosa puoi dire? C'è mica in Historic il pezzo che fa due artefatti a due mana, uno bianco, ti fa lui più un servo. E tu ti vai a esiliare il servo con questa, quindi ti vai a fare vantaggio. E quello che sì che comunque è una creatura, no? Mm. Quindi tu devi andare a fare... Ma... Sembra complicato. Ma non la puoi giocare in Artifact Combo questa, scusami? Mi sa di sì, Epe. Cosa penso che sia un peschino gratis sempre questa. Ah, perché ti pesca così. Ti vai a esiliare Stella, ti vai a esiliare quelle robe lì. Però le esili non le distruggi, quindi non si attiva neanche. Ma il fatto che tu possa esiliarlo dal cimitero anche la cosa bella. Quindi... Ah, quindi una volta che l'hai usata, allora sì. Allora sì. E questa è forse l'ora davvero per artefatti combo. E bisogna vedere se in combo serve, perché forse non serve. Però... Cioè, è un chic in più degli artefatti. Sì, ma il fatto che te lo faccia dal cesso, sì, cioè no, due esatto, mana mi tolgo un pezzo dal cesso... Ho una cosa già fatta, perché tu una volta che non ti inizi a fare... Vabbè, metti anche il caso brutto, no? Io sì. Ho fatto Ornitottero Foundry, quindi io mi spacco l'ornitottero nel cesso, e va nel cesso. Faccio lei il turno dopo e vado a pescare, praticamente. Non è male, eh? Sì, forse è più da boro Stotteri, allora. Sì. Perché è Foundry. Sì. Non lo so. Non lo so. Perché se ti va a siccare. Se ti va a siccare quello con Affinity, non sei scontento. No, eh? No, per carità. Però se lo vedi in un contesto dove devo esiliarmi una volta per turno per pescare, preferisco il Boros. Perché si fa. Con la Foundry ti fai i servi, ti fai i totteri e i cavalieri. È strano. È molto strano. Da vedere. Questa cosa più che altro è da provare. È da provare per vedere. Beh, non è male questo set, comunque. No, non mi dispiace. Devo dire che ho visto set alchemy molto attenzione peggio. Attenzione ai cori. Ma beh, sono solo queste o... Sono solo queste. Ah. Easycraft. 1. 2. 2. Quella dei vampiri anche. Sì, dov'è? 3. 4. Non c'era quella e per 5. Goblin? No, no, si è sbagliato. Ah. Vampirati. 5 carte comunque le giocheremo. Il fungo, eh. Sì, lei l'ha detto. È da vedere il fungo, se ci sarà il mazzo. E anche da vedere quello di fianco al fungo per i cancelli, per vedere se effettivamente... È un po' lento, però. Da vedere. Mm. Però queste sono veramente forti, eh. Questa è una bomba... L'altra. No, scusa, questa è una bomba... No, questa è fortissima, quella mi piace. Questa è veramente tanto. Una bella bomba, quel animino qua, ma anche questa... Questo tutorino qua... Letteralmente... Op. Sì. Va bene, ragazzuoli, siamo arrivati a fine live, direi. Io ringrazio il Pepe per essersi improvvisato qua senza invito! Senza invito!